aspettato tanto tempo per questo momento, però è bello insomma ricordare questo grande caratterista, grandissimo caratterista romano, però amato in tutta Italia, perché con quei film è entrato poi nell'immaginario collettivo, le olive greche, sono comunista così, e da quante battute insomma l'hanno, ce lo ricordano. Agovelli, forza Roma! Allora, io lo conobbi a casa di Sergio Leone. Io stavo a casa di Sergio Leone per cercare di mettere a posto il cast di Un sacco bello. Mancava appunto il ruolo del mancava appunto il ruolo del padre. Quando a un certo punto entrò nel salotto questo omone con gli occhiali, la grande croce d'oro, la camicia aperta. Ah Sergio, sono venuto dai mercati generali, guarda che t'ho portato, i melanzani, i carciofi, l'arancia, mele, t'ho portato tutto. E dico, ma Sergio, ma chi è questo? È un amico mio, è una brega che lavorava nei mercati generali, ha lavorato con me. Sì, come lo ricordo, dico, per un pugno di dollari, nei film tuoi. Sì. Dico, ma questo è perfetto per fare il bambino dell'Ippi, no? Di quello di Ruggero, no? Ma che davvero, stai a pensare a lui? E sto a pensare a lui, sì. Dico, un contrasto, dico, formidabile. Allora, piano piano ho cercato di parlarci, le cose. Mi sembrava un uomo senza paura, pronto a tutto. Io credo che, come ha detto giustamente la nipote, non si capiva se recitava oppure era così nella vita. Era così nella vita. Ecco, lui ha portato se stesso sul set, che è una cosa difficilissima, ma era uno spavaldo, un coraggioso, era un pazzo, e quindi ha portato se stesso, ma ha portato tanta verità. Io infatti ritengo che sia Mario Brega sia Elena Fabrizi siano gli ultimi caratteristi veri che Roma ha avuto. Dai! E sono orgoglioso di averli avuti nei film con me. Da Bianco, Rosso e Verdone, da Un sacco bello, da Barotalco, da Acqua e Sapone e altri, insomma, hanno lavorato con me e io devo dire anche grazie a loro, perché se questi film rimangono appunto così impressi nella mente di tutti e anche per le loro interpretazioni, io sarò stato bravo come regista, ma loro mi hanno dato però la loro anima vera, la loro sincerità, e sono stati straordinari, quindi un grazie anche a loro, senza di loro questi film avrebbero perso molto, moltissimo. Quindi è un vero piacere essere qua con voi, grazie per l'accoglienza e ma grazie a te. Diciamo una preghierina a Mario, insomma, che ci guarda dall'alto e gli vorremmo sempre bene. Ma il cinema ha questo di bello, che rende le persone immortali. Ecco, e quindi lui sarà sempre immortale con i nostri film. Va bene? Grazie. Grazie a voi. Grazie a Carlo. Voi.